Bentornati sul canale del Tenente, signori. Oggi si parla di Superflavor. Ancora una volta andiamo a vederci un aroma. Si chiama Wake Up, alzati, svegliati. È ora di mettersi in moto. È un liquido di cui si parla veramente poco, ho scoperto sui vari canali social, sui vari siti. Flavorito sta a zero recensioni. Quindi signori, Super Flavor, Wake Up, sigla! Super Flavor di questi liquid, un delizioso biscotto al burro cremoso ma al contempo croccante. Andiamo subito a farci una velocissima prova olfattiva. Il color, il formato è un 10 ml, un aroma concentrato che va diluito nelle nostre basi per una concentrazione massima finale del 10-15%. Quindi io per esempio ho diluito il mio aroma concentrato Wake Up su un 60 ml di base. Quindi sono arrivato a un 70 ml totali, a una diluizione del 14-28, parliamo del 15%. Mi piaceva un attimo assaggiarlo un po' più calzato. Via. Andiamo ad aprire il nostro boccino. Il burro viene su subito, immediatamente. Assale proprio l'olfatto. Subito a seguire una pasta frolla, sì, una pasta frolla, ma proprio impercettibilmente biscottata, quindi la biscottatura si avverte poco. Più che altro la pasta proprio del biscotto. Burro per iniziare, sento del caramello e in fondo un po' di cioccolato, un po' di cacao. Allora, l'olfatto sembra un buon liquido cremoso, abbastanza dolce, non troppo, si avverte tantissimo burro. Andiamo a fare subito il nostro vape test e quattro chiacchiere insieme. Prima di andare a fare il vape test del nostro Wake Up, eccolo qua, vi faccio vedere un po' la colorazione. È questa. Allora, è su dei toni che rimangono tra il giallo e il marrone molto chiaro. Non è molto intensa come colorazione. Come device sto usando questo simpatico tubino targato Juwel, si chiama Nunchaku. È un variwatt 18650 estraibile, veramente veramente carino. Come Atom è il mio solito profile Unity, rigenerato mesh OFRF, cotone Native Wicks e Platinum Blend per una resistenza da 0,18 ohm. Sto iniziando a svapparlo a 40 watt. Signori, Super Flavor fa i liquidi sempre usando prodotti a grado farmaceutico, ma rimangono chimicozzi, quindi ci si può tranquillamente andare in crowdchasing 40, 50, 60 watt come volete voi. Andiamo a sentirci il wake up di Super Flavor. Allora, che dire signori, il liquido è veramente molto buono, rimane proprio nella categoria cremosi puri. I toni aromatici sono veramente morbidi, rotondi, avvolgenti, come si confà ad un cremoso. Una particolarità veramente interessante di cui vi voglio parlare a proposito di questi liquid è l'elemento burro. Allora, a differenza di altri liquidi che conosciamo bene, di brand famosi o non famosi, l'elemento burro viene mandato avanti, ma lascia un attimo la possibilità di non stressare troppo le papille gustative, quindi rimane assolutamente non fastidioso, si abbraccia bene con il sapore della pasta frolla di biscotto. Peccato che non sia biscottata, cioè nel senso non arriva bene quel sapore di forno, di biscottatura della pasta frolla, arriva un po' più ammorbidita. Si sente qualcosa di caramello, di dolce, di vanigliato o giù di là, quindi un zucchero caramellato.
veramente veramente molto dolce. Considerate, la mia diluizione è vicina a un 15% a livello aromatico, quindi il liquido arriva bello calzato, quindi le note aromatiche arrivano molto intense. Dovrei provare un 8-10% per dirvi se è possibile un attimo utilizzarlo in all day oppure no. Al 15%, signori, ve lo sconsiglio. Dopo 4-5 tè anche arriva un po' la stucchevolezza, arriva un po' lo stress, quindi uno ha bisogno di andare a prendere un tabacco oppure un ice. Nella categoria di mercato il liquido rimane veramente molto valido. Lo consiglio a chi ama i cremosi puri, veramente quelli America style quasi. E insomma, chiama proprio la crema, il biscotto, il caramello. Qui si sente il burro, ma non è fastidioso. Lo ripeto, questo è veramente un punto di forza di questi liquid. Il prodotto si prende un bel 7,5, signori. Io spero che il video vi sia piaciuto. Se così fosse, mettete un like, iscrivetevi al canale, perché no, azionate la campanella, vi avviserà ogni volta che esce un mio nuovo video. Vi ricordo che il tenente è presente anche su Facebook, alla pagina Vape System by il tenente. Come al solito vi auguro buon vento, marinai, sigla!